nuova puntata della rubrica del professor De Prisco del CNR ci porta questa settimana a fare conoscenza del melone Cantalupo retato. C'è quello con la polpa gialla arancio, il melone d'inverno, c'è il melone serpente o tortarello, quello gigante di Napoli, ma anche altre varianti coltivate in Italia e non solo. Un po' di storia. Antichissime, ignote, le origini di questo melone, che secondo alcuni sarebbe di provenienza africana, secondo altri dell'Asia Minore. Il melone si diffuse rapidamente durante l'epoca romana come verdura, servito come insalata, in particolare al tempo dell'imperatore Diocleziano. Con la caduta dell'impero romano in Italia crollò l'importazione dei meloni dall'Asia Minore e il suo consumo ovviamente calò. Marco Polo, durante il suo viaggio verso la Cina, trovò quello che secondo lui era il miglior melone del mondo in grande quantità, che veniva consumato dopo che le fette erano asciugate al sole. Nel XIV secolo gli agricoltori italiani riuscirono a coltivare meloni gialli grandi come quelli attuali, ricercati anche sui mercati europei. Nel XVII secolo invece i meloni diventarono un frutto popolare in Francia e soprattutto in Italia. Qualche curiosità: secondo alcuni missionari provenienti dall'Asia Minore, a Cantalupo, località vicino Roma, alla fine della benedizione questi stessi distribuivano ai fedeli semi di melone giallo che, messi nel terreno, hanno dato origine proprio ai famosi meloni di Cantalupo. Il melone giallo venne anticamente considerato simbolo di fecondità, forse in ragione proprio della presenza di numerosi semi, e altresì associato al concetto di sciocco e goffo. Infatti uno stolto veniva chiamato melone e una scemenza melonaggine. Come capire se un melone da acquistare è buono? Bussate con la mano sulla buccia. Se il rumore è sordo, allora il melone è maturo. Il melone è pronto per l'acquisto se il suo picciolo tende a staccarsi facilmente. Valori nutrizionali: 100 g di melone Cantalupo valgono 34 kcal. I meloni Cantalupo prevengono la degenerazione maculare legata all'età. Le vitamine idrosolubili presenti nei Cantalupi promuovono una crescita sana dei tessuti. Mangiare melone Cantalupo migliora la salute gastrointestinale. Posseggono poi proprietà preventive contro alcuni tipi di tumore. La combinazione beta-carotene e vitamina C presente nei meloni Cantalupo funziona come inibitori di patologie cardiovascolari. Inoltre i meloni Cantalupo posseggono proprietà antinfiammatorie e sono considerati ideali per perdere peso, oltre ad avere forti proprietà diuretiche.